Ciao a tutti ragazzi, io spero che questa volta supererò la stupidità di tutti gli altri video esplosivi con quello che porterò oggi. Non ne sono certamente sicuro, ma speriamo tutti di vedere lo schifo più totale in queste incarnazioni di Satana che ho qui davanti. Prima un minutino per il nostro sponsor. Il nostro sponsor di oggi è CDK Deals, dove potete trovare key come quella di Windows 10 Pro che potete vedere nel video a 15,54 euro. Con il nostro codice sconto FC20 potete togliere un ulteriore 20% al suo prezzo e praticamente portarvelo a casa con 12,43 euro. Quantomeno pagate con PayPal, siete con la garanzia che la key funzioni, a differenza di quei sitacci come eBay e Amazon, che voi ridete e scherzate, però tante volte le key le vendono a 30 persone diverse e poi dovete stare sempre in ballo a diventare matti. Ecco, tutto lì. Buon acquisto, ragazzi. Allora, andiamo a vedere che cosa c'è di bello. Come non riconoscerlo? Il classico, il più classico dei classici. Il Vultec da 600 watt che tante gioie ci ha dato. Allora, la bellezza del nostro virgulto è quella che praticamente ci dà persino una distribuzione dual rail, quindi già una protezione aggiuntiva, come se non bastasse, rendiamoci ridicoli, con 17 e 14 ampere su due linee separate, il che ci darebbe una potenza di 372 watt sul 12 volt. Che per un alimentatore da 600 watt io direi che non è esattamente quello che avevamo in mente, quantomeno questo lo posso dire. E del resto nemmeno i calcoli in etichetta sappiamo fare, quindi perché dobbiamo impegnarci? Cosa c'è che non va? Silenzio e basta. Mentre qui abbiamo lo sfidante che è un sorprendente J-Power. Va bene, che anche lui millanta una distribuzione dual rail da 15 e 16 ampere, che giustamente non ci possiamo far mancare niente. Le protezioni qui sono, tra l'altro, notate che l'etichetta si assomiglia un po' all'altra, non mi sembrano i caratteri, mi ricordano qualcosa. Quindi praticamente 372 watt anche lui. È interessantissimo, tutto questo è un déjà vu praticamente. 15 più 16, 17 più 14, ma sì, ma mettiamoli così. Tra l'altro uno da 500, l'altro da 600, ma qui mi sembra di vedere che qualcosa bolle in pentola. I caratteri sono proprio uguali. Adesso vediamo che cosa potrebbe succedere oggi. Allora, comincerei volentieri col Jet Power, se non fosse che, a parte che è un lievissimo problema di cavi corti, ma i cavi sono solo questi, ci sono due SATA, un Molex e la TX 4 pin. Non mi è chiaro che cosa devo fare, non saprei. Sì, per creare scompiglio voglio adattare il Molex a un PCI Express 6 pin, violando qualsiasi legge della fisica. Non so che altro dire, questa è benzina e io mi do fuoco. Compio l'atto immondo. Oddio, 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 oddio. Almeno non è saltata la corrente di casa, ma era su zero. Oh, mamma mia. Il LED si è acceso. Sono sinceramente un po' di timore, stavolta ce l'ho anch'io. Cerchiamo di vedere tutto, compresa magari un'esplosione nucleare che potrebbe avvenire. Togliamo tutte le lampadine dal lato destro, perché tanto qui a 500 watt non ci arriva proprio nessuno. Lasciamo la scatola a mezza potenza e va benissimo. Ho paura. Oddio, è partito. Oh mamma mia, che succede qua? Tri, 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 tri. Che cacchio succede? Abbiamo già una regolazione con i fiocchi e
Io devo stare inquadrato così perché se esplode non mi voglio perdere niente, ragazzi. Quindi è giusto che voi guardiate l'oscilloscopio con la coda dell'occhio, ma riesco a inquadrare tutto. Regolazione top e ripple in questo momento già sui 100 millivolt. Buono. A carico zero è abbastanza strano. Questo è il 5 volt che ci parla di. Mamma mia, che figata, aspetta che è troppo da vedere. Notate che la scala è 50, è a 200 millivolt, ragazzi, è bellissimo, bellissimo. Io sapevo che questo video sarebbe andato male, ma io non, ma perché ogni volta? Vediamo il 3,3, adesso 0 millivolt. Eh no, eh no, eh no. Anche qui abbiamo quest'onda, ma questa è bellissima, ma qui ragazzi è come un Luna Park, guardate che roba. È un'onda tripla carpiata. Ma che cazzo sta succedendo? Ma non so, 20, 40, sono 100, 20, 40, 60, 80, 110, 120, ma il limite qui è 50. Quindi vabbè, no problem. L'inizio qui è bello, 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 bello. Io tento di accenderne una. Oh, guardate che calcio che prende la regolazione del 12 volt, che in compenso ci regala una gioia ancora una volta sul ripple, che diventa improvvisamente un mostro da 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 millivolt. Va benissimo, sì, 150, 160. Non stiamo qua a formalizzarci, guardate che bello. Ed è tutto alta frequenza, tra l'altro, quindi proprio qua cannare i filtri è l'abitudine. Io comunque cerco di rimanere più possibile inquadrato anche sull'alimentatore. Se dovesse implodere non me lo voglio perdere. È tutto molto bello. Il 3,3. Il 5, scusate, il 5 è diventato così. Il 5 è diventato così. È un'altra centata di millivolt, va benissimo. Meglio che a carico zero. E qui il 3,3 volt ci regala dei disegni che sono simili ma non uguali a quelli di prima, in cui c'è questo disegno arte moderna, retro wave anni 80, non saprei come definirlo, di tutto questo incrocio. Che comunque è fuori specifica di almeno il doppio. Vediamo di scalare. Oh, mamma mia, addirittura. Andiamo a vedere cosa succede nel 12 volte. Stiamo fissi qui. La regolazione comincia a prendere delle belle botte sul 5, ma non è grave. È più grave avere quasi 200 millivolt di ripple sul 12. Ah, 100. 60 watt circa, neanche. No. No. Io ci riprovo. 1, 2, 3. Magari almeno il terzo si è acceso stavolta, però. Vediamo con 3. Con 3 però devo dire che funziona egregiamente. Fino a 150 watt più 60, 200 watt ci arriva bene. Vediamo cosa dice il consumo alla presa. 245,246 si stanno scaldando gli NTC, quindi si stabilizzerà intorno ai 250, penso. Power factor 6,19. Non pervenuto anche stavolta, grazie, grazie ragioniere. Ammetto che però la regolazione non è ancora andata per prati completamente, ecco, diciamo che comunque al momento questo alimentatore si autoprotegge. C'è solo un piccolo problema. Se doveva avere 372 watt su 12 volt, dove cazzo sono gli altri 200 watt che mancano qua? E io li voglio. Io li voglio, ma non li avrò.
Il problema è che è protetto, e questo è il bello. Cioè, questo alimentatore qua è protetto, io così non lo riesco a spaccare, perché appena sali di carico, invece che sfasare come altri che abbiamo visto, compreso l'ultimo magnifico, l'EPA, questo si protegge. Il problema è che la potenza reale non è nemmeno la metà di quella prevista, è molto meno della metà. Fatica a superare 200 watt, niente, non c'è un cacchio da fare. Potrei prendere i miei piccoli bulbi, ma sono più che certo che tanto anche con i piccoli bulbi questo qui è troppo sensibile, non ti fa salire più di 200 watt. Niente, non lo rompo, però è stato comunque bello perché le performance sono state veramente... Bah. È fantastico. Come fai a vedere il 12 volt che fa così? Bello. Bello e bello. Dopo lo apriamo. Secondo me questo è uno dei migliori alimentatori che ho testato. Bello in tutto. E passiamo quindi la mano a Sua Maestà Vultec. Dato che qui abbiamo anche un connettore PCI Express nativo da 6 pin, qui io mi aspetto numeri grossi. Mi aspetto numeri grossi qui perché ragazzi non ce n'è. Qui potenza da vendere e sicuramente stabilità al top. Attacchiamo ovviamente il mio adattatore di prima perché qui con tutta la potenza che svilupperà ce ne servono due cavi. Ma sai che mi aspettavo Ripple da spento, invece no, strano, cosa è successo? Molto strano. Quantomeno non ho neanche disturbo. Oh, addirittura con la lampadina in presa si è acceso. Beh, qua la regolazione sul 5 volte è veramente dura. È veramente molto dura su quella linea. Non c'è nulla da dire, c'è un Ripple a bassissima frequenza sul 12 da carico vuoto che fa così, non è alto comunque perché è sui 30-40 mV. Vediamo il 5 cosa dice. Il 5 è messo male già da subito sfonda le specifiche, c'è un Ripple a alta frequenza che è su 80-90 mV, abbiamo già bucato, ma infatti si vede che è sofferente il 5, non so perché fa così. Però questo cavo qua non mi deve passare in mezzo ai cavi. Allora, vediamo il 3.3. 3.3 piuttosto malmesso anche questo. È borderline con le specifiche intorno ai 50 mV con una forma d'onda veramente molto strana. Non ha armoniche residue a bassa frequenza, però è brutta l'onda, se riuscite a vederla, ragazzi, cerco di inquadrare tutto, non mi ammazzate. Proviamo a vedere, tac, ecco la regolazione che ritorna un po' in pari, ecco il 5 volt che è sui 65-70 e bucando le specifiche ATX come previsto anche lui. Perfetto, grazie di aver partecipato. Vediamo il 12. Il 12 effettivamente rispetto all'altro obiettivamente è fatto meglio perché comunque anche con carico abbiamo un ottimo 80 mV con 50 watt di carico che va ben sperare, ecco. C'è una parte a bassa frequenza, sì, eccola qua. Sì, insomma, è uno schifo. Bello, un bello schifo. Il 5 sarà migliorato rispetto a prima perché soffriva malissimo senza il crossload. Infatti adesso è andato, no, in realtà è uguale, 80-80, non è cambiato molto. Concentriamoci sul 12, vediamo dove arriviamo. Io vorrei almeno fare di uno dei due la mia prova a potenza tipo 250 watt, ma io so già che oggi non ce la farò. Ok, coil whine apparente dall'alimentatore, non è un bellissimo segno. Il 12 volt qui sta facendo un po' peggio di prima. Ci sono delle spike abbastanza pronunciate. L'onda è un po' tutta
una raccolta di armoniche, mi sembra, di ogni tipo, non filtrate, e comunque si gira adesso intorno ai 140-120, quindi diciamo che è saltata a fanculo anche. E nelle specifiche anche il 12 volt, benissimo, non fermiamoci, insistiamo, è il momento di insistere. Vabbè, vabbè, le linee minori non ci interessano più, andiamo a 250 watt. Oh, incredibile, e abbiamo già i nostri bei 200 millivolt di Ripple qua, con 50 millivolt per divisione, siamo riusciti a ottenere un risultato di tutto rispetto anche questa volta. Io mi aspetto che possa succedere qualcosa di brutto brutto da un momento all'altro. Vediamo l'efficienza. Ecco, l'efficienza diciamo che rispetto ai soliti 310-330 che vediamo anche sui modelli un po' meno buoni, qui andiamo sui 360-370 quasi, con power factor di 0,62, power factor grazie non pervenuto un'altra volta, non ce lo potevamo nemmeno aspettare. Allargo subito lo zoom perché non mi voglio perdere eventuali esplosioni, anche se l'angolazione non è la migliore, però io ci spero comunque. Allora, abbiamo 5 lampadine accese, siamo a 300 watt di carico, già siamo belli alti, e 350. Respiro profondo. No, ci devo riprovare, adesso devo far raffreddare gli NTC. Allora, 200, 250, 3, 350, cazzo. Niente, la devo far raffreddare per forza ora. Ci vorranno 10 minuti. Che palle. Ritento. 1, 2, 3, 4, 5. Forse. No, dai. E 6. Dai, faccela. Vediamo se la spacchiamo così almeno, via. Io ci provo. Più di così non riesco a farlo salire. Il 12 volte è in crisi. Il coil wire è evidente. E a questo punto non ci resta che attendere. Oh, un rumore assurdo arriva. Che succede? Sta arrivando un rumore assurdo dall'alimentatore. Io mi leverei perché ho paura sinceramente che mi esploda in faccia. Spero che si sia visto, è esploso tutto malissimo, ma io mi ero allontanato un attimo per la lungaggine della cosa. Sono sicuro che la fotocamera mi si è fermata anche stavolta, maledetta. È il secondo botto che mi perdo per colpa di sta cavolo di fotocamera che va in auto off, però mi girano un po' le palle. Adesso cerchiamo almeno di andare a vedere che cosa è esploso di bello. Allora, a parte che è abbastanza impolverato, il fusibile è esploso malissimo. E poi qua è esploso il condensatore. Non lo so. No, non è esploso il condensatore, non capisco cosa è esploso di preciso, ma comunque penso che qui sia tutto, è tutto arroventatissimo. Beh, per aver usato 300 watt un quarto d'ora, giustamente mi si è fermato il filmato proprio quando dovevo fare dovevo immortalare la cosa. Che giramento di palle, però. Capirò perché si blocca sta cosa. Niente, ho appurato che quella funzione che pensavo di avere tolto non si era tolta, o meglio non si può togliere, quindi ci siamo persi il secondo botto. Penso che il terzo non ce lo perderemo perché adesso mi premunirò e verrò qui a vedere ogni tot minuti che stia registrando, perché mi dispiace perché stavolta ha fatto veramente un botto epocale. Pam pam pam.
Beh, dai, allora è brutto non aver visto il botto in video, però almeno sappiamo cosa può fare questo cesso di alimentatore. 300 watt per un quarto d'ora. Buono. Questo J-Power è quasi ancora più spaventoso, c'è dei condensatori da Anodia. Anodia veramente mai visti prima, verdi, bellissimi, dappertutto sono questi di questo colore verdino. Fantastici, guardate che belli. Questo è il trasformatore di un alimentatore da 500 watt. Sì, va bene. È tutto bellissimo. E con questo, ragazzi, vi saluto e vi esorto a continuare a guardarmi. Mettetemi like, iscrivetevi. Mentre il Vultec ha condensatori della G-Con, che sappiamo che sono ottimi. Al secondario non si capisce cosa c'è perché sono coperti di polvere. Dai, ci vediamo alla prossima, che faccio esplodere qualche cosa e stavolta lo registro per bene. Ciao, scusatemi.